Buongiorno da Fabio Sebastiani, in studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Diamo un'occhiata alle notizie del nostro GR, cominciando con gli esteri. Il prossimo 15 ottobre si terranno in Austria le elezioni politiche per il rinnovo del Consiglio nazionale, il Nationalrat, e il Bundesrat, il Consiglio federale. Potrebbero portare al governo una coalizione di centrodestra tra la lista ad personam del ministro degli esteri Neue Volkspartei e il leader dei popolari Sebastian Kurz e i populisti del Partito della Libertà. La crisi gestita da Kurz ha fatto crollare la grossa coalizione tra socialdemocratici e popolari sulle divergenze relative alle politiche sui richiedenti asili e sulla necessità di chiudere le frontiere. A questo si aggiungano le divisioni interne dei Verdi che, nonostante la figura del neoeletto presidente Van der Bellen, si sono spaccati e si presenteranno con diverse liste. Le elezioni austriache quindi si profilano come un'ulteriore prova di forza in Europa dei populisti anti-europeisti e le recenti elezioni tedesche rendono i risultati del 15 ottobre particolarmente interessanti in chiave europeista. La Chiesa austriaca ha più volte preso posizione contro le derive repressive del governo austriaco e ha richiamato i cristiani all'accoglienza anche in vista dell'appuntamento elettorale. E passiamo alle notizie dall'interno, perché ieri lo sciopero dell'Ilva è stato un successo, praticamente una adesione quasi totale delle tute blu dei vari siti produttivi, soprattutto a Genova e a Taranto. Questo ha costretto il governo a una parziale marcia indietro e, secondo quanto ha detto il ministro Calenda, appunto, si deve ritornare all'accordo del luglio di quest'anno. Fin Fiomme Will, pur apprezzando parzialmente la posizione del governo a riguardo dei livelli retributivi e di inquadramento, rimangono del tutto, però, dicono, inaccettabili e ingiustificati 4.000 esuberi, a cui si devono aggiungere tutti quelli che fanno parte delle attività dell'indotto. Numeri a cui Finfiom e Wilm non si ritengono per nulla vincolati, secondo quanto hanno scritto ieri in una nota le segreterie nazionali dei sindacati dei metalmeccanici, e questo anche a seguito della decisione di interrompere il tavolo di negoziato sull'Ilva che ieri ha avuto un primo momento di confronto. Finfiom e Wilm ritengono assolutamente necessario attivare fin da subito incontri a livello locale con le istituzioni, regioni e comuni per un coinvolgimento rispetto alle ricadute industriali e di programma sottoscritto per realtà come quelle di Genova. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in ambito sindacale. La situazione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro resta allarmante. I numeri sono questi: 421.969 eventi denunciati sino ad agosto, all'INAIL per tutto il 2017, con un più 1,2% rispetto al 2016. Ma soprattutto 682 infortuni mortali denunciati, con un più 4,7%. L'AMNI, l'Associazione per le Vittime degli Infortuni sul Lavoro, celebrando la 67esima giornata nazionale in questi giorni, sottolinea la preoccupazione per l'aumento infortunistico, dettata soprattutto dal fatto che a determinarlo sono stati i comparti industria e servizi con un più 2% e conto Stato dipendenti con 3,3%. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto per sottolineare come sia inconcepibile registrare tutte queste morti sul lavoro, specialmente tra i giovanissimi, aggiungiamo noi, specialmente in un periodo di crisi, quando appunto il numero delle ore lavorate è decisamente più basso rispetto ai livelli pre-crisi. Naturalmente su questo argomento è intervenuto anche il sindacato, e in particolare il sindacato degli edili. Genovesi sottolinea in una nota: fino a quando nel settore dell'edilizia si praticherà il massimo ribasso e si cercherà di scavalcare la responsabilità in solido, non verranno rafforzate le sanzioni e investite risorse per potenziare il sistema dei controlli. Continueranno ad essere all'ordine del giorno i morti sul lavoro, lavoro nero e infortuni. Ci spostiamo a Roma, dove sembra profilarsi la possibilità, per far fronte al disastro di alcune aziende municipalizzate, di la riapertura di un dialogo tra la sindaca Raggi e i sindacati. Mancano il personale e le risorse per l'amministrazione della capitale e per questo è necessario riaprire un dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e amministrazione
centrale per cercare di individuare le soluzioni più adatte. Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha avviato contatti per il momento segreti con le segreterie di CGIL, CISL e UIL. Se ne parla oggi su vari quotidiani, le pagine romane del Messaggero, per esempio. Vedremo se questo porterà a un tavolo. La richiesta di Raggi al governo, insieme a interventi legislativi per bloccare il reclutamento del Campidoglio, è molto chiara, però con il governo centrale naturalmente ci sono state polemiche, come abbiamo visto nello scontro con Calenda. Chiudiamo con quella che sembra essere ancora un'emergenza nazionale, quella dell'acqua, con 10 regioni che la scorsa estate hanno dichiarato lo stato di calamità, sprechi che ogni giorno permetterebbero di soddisfare, soltanto appunto considerando gli sprechi, le esigenze idriche di quasi 10 milioni e mezzo di persone, e l'azione simultanea anche di due fattori che sono stati caratterizzanti questa estate: i cambiamenti climatici e l'incapacità gestionale della rete. L'Italia è decisamente indietro e peggiora sensibilmente nel sesto obiettivo individuato dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030, ovvero quello di garantire a tutti acqua pulita e servizi igienico-sanitari sostenibili. Ogni giorno l'Italia spreca risorse idriche sufficienti in un anno, si legge in una nota dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 10,4 milioni di persone, mentre la scarsità di acqua è una seria minaccia in 10 regioni. Questi dati sono scritti nel rapporto 2017 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare, in quest'estate l'emergenza acqua ha colpito due terzi dell'Italia, spingendo 10 regioni verso la dichiarazione dello stato di calamità. Il fenomeno è il prodotto della convergenza di diversi e ben noti fattori, tra i quali gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, ben documentati anche negli scenari che riguardano il nostro paese, e il perdurare di una grave incapacità gestionale delle risorse idriche in diverse regioni e aree del nostro territorio. L'Istat dice che il volume di acqua potabile erogata agli utenti nel 2015 è stato di 1,63 chilometri cubici, ovvero un consumo pro capite giornaliero di 245 litri. Bene, è tutto per la nostra edizione dell'informazione del giornale radio, quindi noi ci risentiamo tra poco. Dopo la sigla, un breve stacco musicale, andrà in onda la scheda di programmazione della giornata. A tra poco. Because once I thought
Bene, ancora dagli studi di Radio Rete Edicola, noi continuiamo in questa giornata di programmazione. Oggi è martedì 10 ottobre 2017. Alle 10.30, 10.40, torneremo con la nostra rubrica, come ogni martedì, Librimbi, in cui segnaliamo, grazie alla preziosa collaborazione di Tata Ross, Rossana Battilani, che nella sua vita reale, come dire, fa l'edicolante e anche l'educatrice in un asilo nido, quindi ha messo insieme queste sue due capacità, abilità per inventare una cosa, la lettrice di libri per bambini presso la sua edicola. Ne parleremo oggi di lettura di libri ad alta voce. Questa è un po' la cosa interessante, perché Rossana è andata un po' a curiosare per questi corsi delle varie associazioni sparse un po' in tutta Italia che aiutano i genitori e devo dire anche gli edicolanti. Magari l'idea pazza può prendere anche a qualcuno di voi, aiutano ad inoltrarsi in questa capacità, in questo, chiamiamolo, passatempo per il momento, ma è quasi un investimento, perché leggere libri ai bambini, come dimostra solidamente il caso di Rossana, che è un'edicola in provincia di Modena, attira piccoli lettori. E poi l'avete letto l'altro giorno sulle pagine di Repubblica, l'esperienza di questa edicola Gucci al centro di Firenze, dove si è usato un po' lo stesso metodo per attirare giovani lettori presso l'edicola. Dunque, alle 10.30-10.40 l'appuntamento, come ogni martedì, con Librimbi, che è un collegamento con Rossana Battilani, altrimenti detta Tata Ross. Alle 11 poi invece la diretta sarà con Raniero Casini, con il quale commenteremo proprio l'accordo, o meglio il protocollo d'intesa FIEG-ANCI, che ritira fuori alcuni argomenti, alcuni temi di cui parliamo da tempo qui dai microfoni di Radio Rete Edicola e soprattutto con Raniero Casini. Bene, questa è la scheda di programmazione della giornata. Noi andiamo avanti con una breve pausa musicale in attesa delle 10.20, quando ci collegheremo per il nostro appuntamento con la rassegna stampa. L'estate in ascolto.